Kilimangiaro, con Camila Radnovic, come cambia l'edizione 2017-18. Camila Radnovic riparte con Kilimangiaro, al via l'edizione 2017-2018. Parte oggi la nuova stagione del Kilimangiaro, il programma della domenica pomeriggio di Rai 3, condotto dalla brava Camila Radnovic, al timone della trasmissione per il quarto anno consecutivo, dopo la lunga era firmata Liciacolo. L'appuntamento è fissato per le 15.30 di oggi. Tra gli ospiti di questa prima puntata spicca il nome di Emma Bonino, la quale, dal suo punto di vista decisamente privilegiato di politica internazionale, farà conoscere agli spettatori della terza rete della TV di Stato le sue più belle esperienze di viaggi e quelle che sono le sue idee sull'Europa e sul mondo intero. Nello studio del Kilimangiaro nella puntata di oggi, domenica 8 ottobre 2017, interverrà anche il velista Giovanni Soldini. Non mancherà inoltre il fotoreporter Fabio Bucciarelli. Nel cast di questa edizione 2017-18 del programma di Camila Radnovic c'è anche Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, che puntata dopo puntata approfondirà per i telespettatori le questioni ambientali del pianeta. Kilimangiaro, da oggi su Rai 3 la nuova edizione con Camila Radnovic. Confermata la rubrica Il Borgo dei Borghi al Kilimangiaro con Camila Radnovic anche per la nuova edizione, dopo il successo ottenuto nelle passate stagioni. Come ogni anno, la sfida tra i borghi più belli d'Italia terminerà alla fine dell'edizione, con una puntata speciale che andrà in onda in prima serata. Immancabili, poi, i documentari, grazie ai quali i telespettatori della terza rete ogni domenica pomeriggio potranno viaggiare virtualmente per conoscere ogni angolo del mondo. L'appuntamento è dunque fissato per le 15.30 di oggi, vedremo come accoglierà il pubblico questa prima puntata del Kilimangiaro che, senza dubbio, riscuoterà il meritato successo delle passate edizioni, nonostante la forte concorrenza della prima parte di Domenica Live di Barbara D'Urso, ma anche l'assenza, in questo caso a vantaggio del programma, della seguitissima Rena di Massimo Giletti, ormai non più in onda.